Ciao a tutti ragazzi, è iniziato finalmente il Super Bowl, quindi questo video aggiornamento per vedere cosa è successo, cosa ha scatenato soprattutto sui mercati per quanto riguarda soprattutto crypto.com. C'è una notizia molto molto interessante e vi garantisco che non vi conviene perderla. Infatti guardate tutto il video perché vi spiegherò a breve. Benvenuti in questo nuovo video, io sono Salvatore se non mi conoscete. Prima di iniziare lasciate like al video per supportarmi ragazzi, apprezzo molto, e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Prima di passare alle notizie importanti, breve analisi su quella che è la situazione sul grafico di CRU. Ci troviamo ragazzi attualmente in questo canale che vedete evidenziato. Come abbiamo visto sul ritracciamento che c'è stato sul livello di Fibonacci, ci troviamo attualmente, c'è stato il ritracciamento attualmente su questa, su questo supporto in zona 0,78 per quanto riguarda il livello di Fibonacci, che è una zona molto molto interessante sul quale c'è stato un gran bel rimbalzo. Infatti da qua è partito questo, diciamo, sorta di piccolo uptrend nel quale ci sono stati nuovi lower high e lower low. Attualmente c'è stato, si è trovato su questa zona di resistenza. Ovviamente io utilizzo una trend line, ma sapete ragazzi che comunque i supporti e le resistenze sono delle zone e fasce di prezzo, non sono, diciamo, delle trend line sostanzialmente. Infatti, una volta arrivato su questa resistenza, il prezzo è stato poi assorbito e c'è stato un primo attacco. Vedremo se il rimbalzo su questo supporto, su quest'area di supporto, porterà a un nuovo attacco. Questo è quello che mi aspetto, ovviamente, un nuovo attacco a questa zona, sempre all'interno di questo canale. Se invece dovesse esserci il breakout, ragazzi, di questo canale di uptrend, potrebbe esserci un altro ritracciamento e magari un breakout di rottura di questa zona, e quindi potremmo tornare a fare, diciamo, nuovi prezzi più bassi. Oppure, se dovesse esserci un attacco, un breakout di questa area di resistenza, potrebbe il prezzo arrivare a un'altra zona di resistenza, che è quella che abbiamo visto l'altra volta in questa zona qua. Adesso non vediamo meglio sul settimanale, c'è quest'altra zona interessante. Adesso ci mettiamo un'altra trend line e quindi potremmo, diciamo, provare un attacco successivamente e diciamo, la ripresa di prezzi davvero davvero interessanti. Quindi, una volta iniziato il Super Bowl e una volta che è uscito crypto.com all'interno dello spot pubblicitario, non c'è stato nessun pump, ma era prevedibile, anche perché c'è stato il pump sostanzialmente quando è uscita la notizia che crypto.com sarebbe stato uno sponsor del Super Bowl. Una cosa importante, ragazzi, questi non sono assolutamente consigli finanziari, è soltanto una mia analisi, ma ovviamente, come vi dico sempre, non posso prevedere, diciamo, quello che farà sostanzialmente né CRU né nessuna altra criptovaluta, quindi fate sempre le vostre ricerche. Adesso andiamo a vedere cosa è successo durante il Super Bowl. FTX, eToro, Crypto.com e Coinbase hanno lanciato i propri annunci. L'annuncio di Coinbase, ragazzi, è stata questa C sostanzialmente che rimbalzava sui quattro lati. Non so se ricordate i vecchi DVD dove c'era la scritta DVD che praticamente faceva questo costantemente. Innanzitutto è partita così, poi è cambiata la C, è diventata un QR code che, se scansionato, portava appunto sulla pagina di Coinbase e si poteva, se vi iscrivete, ritirare un omaggio in Bitcoin sostanzialmente. Questo però, ragazzi, ha creato un crash del sito di Coinbase. Infatti c'è stato un tweet davvero divertente di Pompiliano, nel quale dice che Coinbase ha speso 14 milioni di dollari per un QR code che cambia colore sullo schermo sostanzialmente per 30 secondi e durante il Super Bowl, ovviamente, e questo ha provocato ovviamente il crash del sito, perché tantissimo traffico è andato sul sito e ovviamente il sito non ha retto. Successivamente c'è stata anche la pubblicità di FTX, che vede coinvolto Larry David, che è un comico. Nella pubblicità fa vedere in pratica che il comico si oppone a, diciamo, a varie cose, tra cui la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, l'invenzione della ruota, la scoperta dell'elettricità, tutte queste cose, e ovviamente alla fine fa vedere che questo comico, durante la pubblicità, si oppone anche ad FTX. Pubblicità, devo dire, molto divertente. Trovate sempre sul loro Twitter la pubblicità se la volete vedere. Poi c'è stata una pubblicità di eToro che ovviamente non poteva mancare, con, indovinate un po' chi, ovviamente un cane, ovvero uno Shiba, quindi una pubblicità molto divertente che non poteva ovviamente far mancare Shiba Inu, che è la meme coin più diffusa al momento. Infatti gioca un po' su questa
su questo, la pubblicità, poi c'è stato una sorta di giochino, infatti in omaggio al popolare meme con Shiba Inu, come vi dicevo, conteneva anche un cane Shiba Inu, se volete vedere la pubblicità, adesso non la faccio vedere, ma la trovate sempre su Twitter. E poi la piattaforma ha lasciato anche una carta di bingo, sostanzialmente, che alla fine è soltanto un modo per giocare, infatti non ufficiale, per indovinare gli incidenti delle prestazioni come malfunzionamenti, guardaroba, fuochi d'artificio, eccetera, eccetera. Per cosa ci sarebbe stato ovviamente durante il Super Bowl, ma c'è a precisare che è soltanto per intrattenimento e non per gioco, non un vero e proprio bingo nel quale si poteva scommettere sostanzialmente. Infine, notizia delle notizie, la pubblicità di crypto.com, e ragazzi, qua fate molta attenzione perché lo sponsor, sapete bene che LeBron James è diventato partner ufficiale di crypto.com e infatti nella pubblicità è comparso proprio lui. Questa era la pubblicità più attesa. Tra l'altro, una cosa molto interessante, per chi ovviamente vedeva la pubblicità, c'è sostanzialmente anche adesso la possibilità di vincere un NFT, così come successe tempo fa nella pubblicità sempre di crypto.com, nel quale c'era la possibilità di vincere scannerizzando il QR code di un NFT. Anche adesso c'è la pubblicità nel quale compare un QR code e si può vincere un NFT. Adesso vi faccio vedere brevemente la pubblicità nel quale compare questo famoso QR code, anche se non c'è bisogno, ragazzi, di scannerizzarlo, perché vi lascio il link sul quale potete cliccare direttamente e vi spiego poi come provare a vincere questo NFT. Tolgo l'audio, metto una velocità ridotta e già vi anticipo che compare intorno al decimo secondo della pubblicità. Andiamo un po' avanti. Eccoci qua. Adesso la qualità del video non è altissima, quindi eccolo qua, ragazzi. Non so se l'avete visto. Il QR code è proprio questo. Adesso non mi carica bene la qualità del video, quindi lo vedrete bruttissimo. Comunque il QR code è questo. E una volta scannerizzato, per poter partecipare, dovete avere sostanzialmente due account, uno sull'exchange crypto.com, trovate i link in descrizione, e l'altro su crypto.com NFT. Dovete avere account verificati. Dopo che avete aperto i vostri account, sostanzialmente vi lascio anche il link del canale Telegram nel quale trovate tutte le istruzioni se non avete capito. Una volta aver creato i vostri account, dovete cliccare sul link che vi lascio per partecipare all'NFT, oppure scannerizzate il QR code se per voi è più divertente. Vi comparirà questa pagina nel quale vi usciranno le congratulazioni. Inserirete la mail che avete ovviamente utilizzato per registrarvi ai due account e non dovete far altro che accettare sostanzialmente e aspettare, ragazzi, per l'estrazione, diciamo, dei vincitori di questo NFT. Tra l'altro, ragazzi, ne approfitto per dirvi che se vi registrate dal referral link e non avete ancora un account sull'exchange crypto.com, potete utilizzare anche l'applicazione, avete la possibilità di ricevere un bonus fino a 50 dollari. Questo, ovviamente, per farlo dovrete avere un account verificato e mettere in staking i vostri CRO. Quindi, una volta acquistati, se ovviamente non sapete utilizzare l'exchange e cose varie, avete intenzione di sapere appunto meglio come funziona tutta sia l'applicazione che l'exchange in sé per sé, fatemelo sapere nei commenti, ragazzi. Sapete che apprezzo molto i vostri feedback e magari farò un video dedicato sull'utilizzo e un tutorial su come appunto si utilizza tutto l'exchange, come magari comprare i CRO, come metterli in staking, eccetera, eccetera, e anche altre funzioni. Comunque, vi dicevo, se vi registrate dal link e ovviamente depositate e acquistate di CRO e li mettete in staking, quindi mettendo in staking questi CRO avete la possibilità di ricevere un bonus che arriva fino a 50 dollari. Per metterli in staking basterà cliccare qua. Il minimo di CRO da mettere in staking, ragazzi, è 10 dollari. Quindi se mettete 1000 CRO in staking riceverete 10 dollari. Qua trovate ovviamente tutte le informazioni. Il massimo che potete ricevere è 50 dollari. Ovviamente più CRO mettete in staking, più benefici ci saranno per quanto riguarda gli interessi, gli sconti sulle commissioni di trading se utilizzate i CRO, ovviamente l'allocazione per quanto riguarda Syndicate, che è una sorta di launchpad, e ovviamente altre cose. Quindi, se volete poi approfondire, fatemelo sapere nei commenti. Ultima cosa, ragazzi, ovviamente vi invito ad entrare nei canali e gruppi Telegram. Lo dico sempre, c'è sia un canale Telegram nel quale metto soltanto le notizie più importanti, così che ricevete soltanto appunto le notizie senza messaggi che magari possono farvi perdere le notizie più importanti, e l'altro invece è un gruppo nel quale potete entrare e fare qualsiasi domanda. Ci sono tantissime persone e si parla appunto di criptovalute.
Ultima cosa, vi invito ovviamente ad iscrivervi al canale, come sempre, per non perdervi i video, lasciare like che per me è davvero davvero importante e seguitemi anche su Twitter. Sapete che non utilizzo molto i social, man mano sto cercando comunque, avendo tanto lavoro da fare, di cercare di utilizzare anche social come Twitter e probabilmente tra un po' di tempo forse arriverà anche Instagram e TikTok, chi lo sa, vedremo. E mi raccomando ragazzi, grazie di tutto, noi ci vediamo al prossimo video.